siamo a Moggio, provincia di Lecco. Questa è la funivia che sale ai piani di Artavaggio. È un impianto molto simile a quello che c'è a Stresa. L'impianto di Stresa è simile a questo principalmente perché è stato costruito più o meno negli stessi anni. Gli impianti a fune in Italia sono estremamente controllati, si deve intervenire ogni 5 anni con una revisione straordinaria e ogni 15 con una revisione generale. Inoltre abbiamo dei controlli da fare ogni anno, specialmente sulle funi, e ogni giorno i controlli necessari per poter aprire, quindi la verifica dei freni, la verifica dello stato delle funi, delle teste fuse, tutto quello che serve prima di aprire l'impianto per essere sicuri che tutto vada bene. A Stresa dovrebbe essere accaduto una rottura incredibile della fune traente, che è quella più piccola sotto e che è quella che trascina i veicoli a monte e a valle. La funivia comunque dovrebbe rimanere agganciata alla fune portante, che è quella più grossa, e invece è scarrucolata, incredibilmente senza che fosse intervenuto il freno di emergenza, e anche questa è una cosa che non riusciamo a capire. Noi funiviari sappiamo perfettamente che nel caso in cui si dovesse rompere la fune traente, comunque sia interviene il freno di emergenza. Quindi in questo momento non riusciamo a capire il perché è successa questa cosa. In questo momento stiamo salendo con la funivia, abbiamo a bordo il vetturino e stiamo salendo in conca. Molto probabilmente l'evento è successo praticamente in questo momento, quando la funivia si stava fermando e la fune traente viene recuperata dal motore per far entrare la cabina. In questo momento è successo l'evento catastrofico della rottura della fune, non è intervenuto il freno e loro sono scivolati. Poi non c'era il vetturino, quindi non è stato possibile tirare il freno di emergenza, ma molto probabilmente se non ha funzionato il freno, anche tirando il freno di emergenza manualmente, non avrebbero potuto far nulla. Allora, Alessandra.